in uno degli impianti più belli della Romagna, ma purtroppo con un palcoscenico inerente alla prima categoria, si sfidano il Cesenatico e i padroni di casa alla ricerca di punti salvezza e nuova ferita per rilanciarsi in zona playoff, dopo essere uscito per la prima volta nel precedente turno. Il Bacchia Cesenatico arriva dal pari esterno raccolto in casa del Bellaria, mentre nuova ferita dallo stop ricevuto in esterna dall'Atletic Poggio. Ma tra il giallo blu torna protagonista con un recupero lampo l'attaccante Muratori, confermato al centro dell'attacco a comporre il tandem offensivo con Semprini. L'inizio di gara vede subito all'opera i due portieri. Semprini è chiamato alla risposta da calcio piazzato, mentre Magnani si rifugia in corner su questo tentativo da posizione di filata a cura di Semprini, ma la partita si mostra molto avvincente e Emanuele Semprini è costretto al miracolo su questo colpo di testa di Agostinelli, mentre dall'altra parte Cupi innesca Semprini, che di nome fa Pietro, ma Magnani risponde distinto e di piede in corner. Prima della mezz'ora episodio da Moviola che manderà su tutte le furie l'allenatore di casa Paolo Bertaccini. Dalla destra arriva questo traversone che Vitalino raccoglie di testa, mano Galeotti in area di rigore Diamantini, ma l'arbitro fa segno di proseguire. Il replay a cura di Elisa Drudi ci mostra che l'ex San Marino tocca il pallone con il braccio, ma a questo punto, come sta accadendo in Serie A, o si esegue il regolamento a portata di manuale con tanto di norma scritta, oppure si decide per la volontarietà o meno dell'intervento, perché di staccare il braccio dal corpo proprio non se ne parla. In questo caso Mantini nel saltare ha il braccio largo e non ha attaccato al corpo. Il rigore, come spiegai in studio agli amici di Cattolica, è di libera interpretazione arbitraria o di libero arbitrio. Fate voi, poiché, giudizio mio personale, in prima categoria 9 arbitri su 10 non sono all'altezza della situazione. Bertaccini in questo caso viene allontanato anzitempo dalla propria panchina. Precisiamo, per essere corretti, che nel calcio tutto torna. In passato in nuova ferita ha pagato dazi, in questo caso il pericolo è stato scongiurato e quando ad inizio ripresa Muratori protegge la sfera e dimostra di avere un feeling naturale con i gol, ecco che San Pietro Semprini, nuovo patrono di nuova ferita, realizza il suo primo sigillo con la casacca giallo-blu. Sarà questo il gol partita che rispedisce nuova ferita in paradiso, laddove occorre lottare con i grandi. La reazione del Bacchia Cesenatico appare confusa, qui Semprini si salva con i pugni, mentre poco dopo Agostinelli di testa non c'entra il bersaglio. Il tiro di Magnani viene raccolto in due tempi dall'estremo ospite, che si ripete quando di pugno è costretto a sbalanciare una nuova situazione di pericolo che conduce il direttore di gara al triplice fischio finale. Il nuovo Fete, non senza polemiche, si prende i tre punti, torna a sorridere sviluppando un calcio pratico che in vista dell'obiettivo finale porta a poche chiacchiere e tanti fatti, ad iniziare dalle prossime e ultime due sfide di campionato che vedranno i gialloblu ricevere a Secchiano Latta Valconca in esterna affrontare il Riva Azzurra Miramare. Per i Bacchia un brutto stop, la quart'ultima posizione è mantenuta, ma ora i punti dalla quint'ultima sono 5, mentre si avvicina il Savio a meno 2. In questo momento lo spareggio sarebbe proprio tra Savio e Bacchia Cesenatico per mantenere ovviamente la categoria. Il migliore Pietro Semprini, suo il gol che vale i tre punti facendo risorgere una nuova ferita che aveva bisogno come non mai di un successo. Per il Bacchia Cesenatico sottolineiamo la prova di Agostinelli, suoi gli acuti più importanti del match.